Alla nona edizione del Rimini Wellness, la fiera dedicata a fitness, c'è anche un vincitore, Palextra Pemiere da Foggia, è risultata la prima attività del Sud Italia. Ci racconti com'è andata? Sì, siamo stati premiati dal patron di Tecnogym, Nerio Alessandri, come miglior centro nel Sud Italia, e il premio è stato dato appunto per questo concorso a cui Palextra ha partecipato, e avrebbe permesso al primo vincitore di devolvere un kit di attrezzature Tecnogym ad una palestra di una scuola primaria. Ecco, Palextra è una realtà diversa dalle altre, prevenzione della malattia, per esempio dell'obesità, avete fatto diverse iniziative in questo senso. Ecco, quanto è importante l'attività fisica in questo ambito? È importantissima appunto perché dà la possibilità ai ragazzini in fase adolescenziale di formarsi. L'attività che ci preme sviluppare in questo periodo è che è quella in cui molti ragazzi incappano, cioè l'obesità, la sviluppiamo all'interno della sala cardio fitness, in cui i ragazzini sono monitorati da un cardiofrequenzimetro che dà la possibilità a loro di verificare se stanno lavorando le giuste frequenze cardiache e se quindi stanno consumando, cioè bruciando le giuste calorie, ma soprattutto attivando il metabolismo, okay, basale. Una realtà attiva e riconosciuta in tutta la Capitanata, in grado di farsi valere anche a livello nazionale e oltre, è il Centro Palextra di Foggia, tra i protagonisti della nona edizione di Rimini Wellness, manifestazione dedicata al fitness, andata in scena tra i giorni 30 maggio e 2 giugno nella città romagnola, da sempre considerata la capitale italiana del wellness. Muoviamoci per un mondo migliore, questo è il titolo dell'iniziativa che ha riguardato il centro foggiano, in grado di far valere il proprio lavoro anche oltre i propri confini, soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione nei confronti della prevenzione contro l'obesità. 17esima in classifica generale, infatti, tra 170 club provenienti da tutto il mondo, Palextra si è conquistata la palma di migliore centro sportivo del meridione d'Italia, all'avanguardia per quanto concerne l'attività sportiva utilizzata per combattere l'obesità infantile, un lavoro costante di educazione al wellness che fa di questo centro foggiano un luogo privilegiato dello star bene, inteso nella sua accezione più ampia e salutistica, come nelle parole dell'istruttore Antonio Bozza. Beh, il Palextra fin dal 99 ha abbracciato questo concetto del wellness, questo concetto dello star bene, che è un aspetto non soltanto fisico, ma è un aspetto che dovrebbe far parte della vita di tutti i giorni ed è praticamente legata alla possibilità di fare il giusto quantitativo di movimento, di alimentarsi bene, di dormire il giusto numero di ore e poi di evitare tutte quelle che sono le fonti di stress che fanno sì che il corpo accumuli questi cataboliti che difficilmente poi vengono eliminati se non ci si muove. Altri appuntamenti in programma, novità o nuove iniziative per Palextra? Beh, Palextra, oltre ad aver aderito a questa campagna contro l'obesità in età infantile, ha fatto anche un incontro, dibattito, appunto per presentare alla Regione Puglia un gran numero di firme che permetta di varare una legge che dia la possibilità appunto alle famiglie di scaricare le tasse, ciò che spendono all'interno per quanto riguarda l'attività sportiva in generale, ma soprattutto dare la possibilità ai medici di prescrivere l'attività motoria, l'attività fisica come farmaco e quindi organizzare un po' anche tutte le palestre perché l'attività venga sviluppata con dei canoni ben precisi.